Ma ciao tesori, buongiorno e benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video, in un nuovo giorno di quarantena, perché ci piace tanto a quanto pare stare in quarantena. Sì, ebbene sì, abbiamo ancora il Covid, non siamo totalmente asintomatici, ma siamo molto grati della vita e tutto quanto. E ho deciso che a quanto pare mi piaceva un sacco provare a fare le cose, quindi tiè, becca qui. Dici che cos'è? Beh, te l'ho spiegato nell'ultimo video, se non l'hai visto, male, molto male. Non guardi tutti i video che escono ogni giorno dalle alle 14:30 o alle 18 tutti i giorni sul mio canale, e presto torneranno anche sul secondo, perché ne ho già fatti un bel po' sul secondo canale. Poi mi sono beccata il Covid e sono stata malissima. Adesso piano piano riprendo. Ho comprato sto affaretto perché onestamente non so perché, l'ho visto su Amazon e onestamente mi piaceva un sacco sta cosa, che si può fare i patate, si possono fare un sacco di robe. Infatti dopo questo poi alla fine ho preso direttamente la vaporiera, mi arriva tra qualche giorno e poi si divertiamo pure con quelli. Ma questo è specifico per il forno a microonde. Quindi allora vediamo. I passaggi sembrano tipo facilissimi. Sì, ho una felpa di Ale, lasciate perdere. Allora, mette la pasta desiderata nel contenitore, fill il container. Ah no, ok. Raga, ho tutte le buone intenzioni, onestamente. Ok, vediamo un po'. Allora, il contenitore si presenta così, nel senso che è molto normale. Cioè, nel senso, è un contenitore vuoto e basta. E questo semmai è il coperchio, ma non serve per cucinare la pasta, quindi lo togliamo e lo utilizzeremo dopo per scolare, perché tipo c'è questo. Vado a sciacquare questo, tagliamo un pochino di pasta, la mettiamo dentro, perché è anche per Zoe, la metto dentro e vediamo cosa succede. L'unica cosa è che non ho capito quanta acqua. Scopri tutta la gamma, testa e fa pubblicità, zio! Anche perché non ho sponsorizzato questa cosa. So io che sono una pirla e me la sono comprata. Assicurarsi comunque che la pasta sia completamente coperta dall'acqua. Ok. Aggiungere sale secondo il proprio gusto. Io non lo uso il sale, quindi chi se ne frega. Ok, raga, sembra... Ah, almeno 30 secondi cuoci pasta all'interno del forno a microonde. Ok. Ah, devo... Ah, ok, scotterà. Oh, ok, ok. Ok, Gesualdo, l'ho capito. Sì. Porre il cucinato sul piano solido, posizionare il coperchio, procedere a scolare l'acqua. Grazie, grazie Gennaro, ti capisco, e... però queste non sono ricette. Questo è solo un cuocipasta. Dove sono le ricette, Gennaro? Ce si può fare pure... Ce si può fare pure il riso! Ma è bellissima sta cosa, raga. Non pensavo. Se può fare... Cioè, scusate. Ci stanno solo due ricette. Cosa di ricette? Ci stanno due. Riso venere con rucola, gamberetti al lime e avocado. Mamma mia, già mi sento cracco. E riso bianco... Ah no, sono tre! Bocca mia, scusate. Ho creduto male in te, Gesualdo. Riso bianco con piselli e dressing ai formaggi. Sono tollerante al lattosio. Questo te lo lascio. No, non è vero, non sono intollerante al lattosio, che c'è alcuni tipi di cose contenenti il lattosio che mi fanno male, ma altre no. A iniziare dal mio orientamento sessuale, a finire dai miei gusti in quanto cibo, non si capisce una mazza. Il terzo, farro con feta, pomodorini, olive nere e menta. Tu tieni te. Bene, dall'alto di questo meraviglioso ricettario, de tre cosi, io vi saluto. Namo. No, però ecco, c'è una cosa che non mi cosa. Perché il pasta cooker e il rice grain cooker sono due cose diverse, ma qua mi dice che io qua dentro ce lo posso comunque fare il riso? Non lo so, vabbè, namo. Ok, lavato sto robo, apriamo la pasta. Lo so, e sono pienamente consapevole, raga, di quello che sto facendo. Il punto è che lo devo dare a Zoe, quindi la devo comunque spezzettare per poi tagliarla ulteriormente. Quindi diceva, non potevi prenderne un'altra direttamente? Sì, potevo, ma non l'ho fatto. Allora metto l'acqua. Oh mio Dio, ho un dubbio. Ah, ok. Che è incassato. Aveva... Salve signora, io sono a casa mia, se la finisce di guardarmi in casa. Col fatto che è incassato, pensavo che fosse tipo solo così e che quindi non ci sarebbe entrato. Invece sì, wow.
Bene. Ok, copro tutta la pasta. Abbondantemente la copro. Quasi a lasciarla sul fondio. Ok. E adesso andiamo a compiere la magia. Io la metto per 9 minuti e 20. Aspettiamo e vediamo. Sono speranzosa però. Sarebbe una gran figata. Cioè, sapete quanto ci metto poco a fare? Perché di solito capita, tipo, che a volte solo un componente della nostra famiglia mangia la pasta, tipo a cena. E magari tutti noi altri mangiamo anche la carne, oppure solo la carne, o solo il pesce. Ale, per esempio, il pesce non lo mangia. Quindi ogni tanto si sporca una pentola per fare un piatto di pasta solo. Anche per Zoe, la pastina, uno solo. E non credo che ci siano controindicazioni. Anzi, io penso che sia... Mi fate sapere, perché è ok, no? Perché io mi sono andata veramente a accosare la vita e ho scoperto che devono esserci tipo delle scritte tipo 0 BPA dentro sto coso, perché sennò fa male. E infatti c'è, e poi è Made in Italy questo, cioè sembra una cosa veramente figa. Però fatemi sapere, fatemi veramente sapere se è ok. Però se funziona ed è ok, è veramente una svolta. Certo, non si può usare come metodo di tutti i giorni, non si può sostituire al fornello classico, però a mani estreme, estremi rimedi, se proprio ti serve, perché no? Perché no? Adesso lo scopriremo, vediamo. Ok, a quanto pare ha finito. Oh, ok. Ok, adesso capisco perché hanno detto di aspettare 30 secondi. Avete presente che le pentole, le padelle hanno i manici, no? Che non si riscaldano perché sono, diciamo, lontani dalla fiamma. Comunque fatto in modo che i manici tecnicamente rimangono un po' meno caldi. Ecco, questa ergonomicità non la ritrovo, non la riscontro qua dentro. Però potrebbe anche essere una first impression. Prenderlo. Ok. Ok, prima di scolarla voglio vedere se nell'effettivo si è cotta. No. No, lo vedo. No. È super al dente. No. No. Ok, not bad, vuol dire che ci vuole di più. Io penso che ulteriori 9 minuti ed è definitivamente cotta. Not so bad. In realtà, no big deal per il fatto che non bastano 9 minuti. Onestamente, no big deal. È talmente tanto poca la fatica che, ripeto, no big deal. Adesso vediamo un attimo. Ci vediamo tra pochi minuti. 9. A tra poco. Ok. Qui altri 9 minuti sono passati. La situazione si sta facendo... bollente, letteralmente è caldissimo. Sei cotta? Questo è quello scotto di prima. Ok. Ok. Un secondo. Non ci posso letteralmente credere di dirlo. Ma è perfettamente cotta. Oh mio Dio. Ok, scolo, la metto nel piattino e vediamo cosa ne pensa Zoe. Devo andarla a scolare. Si scola letteralmente così. Sì, sto utilizzando le nuove cose che abbiamo comprato da Amazon per cercare di stare un po' più safe. Sono tutto quello che mi vedete utilizzare, non è vera plastica, ma è tipo bambù, una cosa del genere. L'ho comprato su Amazon e c'era scritto che per quanto fossero cose usa e getta, comunque erano meno inquinanti, quindi spero che, insomma, l'ho fatto per il Covid, quindi boh. Adesso non ci rimane che tagliarla un altro pochino perché Zoe ha l'affogamento facile e vedere se le piace. L'ho condita con uno dei suoi condimenti preferiti, quindi diciamo che sono stata pure un po' per corromperla.
l'ho condita con il formaggino. Lo so, il formaggino mio ha il suo fascino. Poi mangia veramente di tutto e con estrema facilità, ma devo dire che la pasta è rimasta, questa qui lunga, le rimane difficile, mentre per esempio molti si sono addirittura spaventati, addirittura quando le ho dato la pasta corta, però di normale lunghezza, con tipo i rigatoni così, a metà, solo a metà. Ecco, molte persone, oddio, si affoga. No, con quello non si affoga. Ci sto sempre attentissimo, ovviamente, però no, con quello non si affoga. Con gli spaghetti invece devo avere un occhio in più. Tanto so che questa volta glieli sto tagliando e avrò il commento: ma come glieli tagli, ormai grande? Mentre da quell'altra parte, appunto perché gli ho dato una cosa intera, oddio, ma è piccola. Diciamo che questo è uno degli insegnamenti che mi ha dato il web, ma poi che vale comunque nella vita reale. Le persone avranno sempre da parlare, fai ciò che ti dice il cuore, segui gli esperti in ambito serio, quando serve qualcosa di serio, ma per il resto non puoi piacere a tutti, mai. Non cercare di piacere a tutti, perché non puoi piacere a tutti. E ricordati anche che se inizierai a cercare di piacere a tutti, finirai per non piacere a te stesso. Mammina è super proud, arrivo. Oggi assaggiamo una cosa che secondo me ti piacerà. Ok, ok, vedo una faccia. Ta piace? Le bon? Le bon gnamma gnamma? Allora, Zai ha questo difetto che se gli piace tanto 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 una cosa, praticamente non mastica. E non so come correggerglielo nemmeno questa cosa, però sì, praticamente non mastica quando le piace proprio tanto. E mi sembra il caso, quindi forse sarà che mi sono fatta troppe paranoie io, ma alla fine è un metodo di cottura come un altro. Boh, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Perché alla fine, onestamente, se lo avessi cucinato sul fuoco normale, cioè sul piano a induzione normale, onesta, e poi me l'avessero messa nel piatto, ma io non vedrei differenza. Onestamente, proprio onesta, non vedo la differenza, quindi boh, forse c'è ma non si vede, possibile mai? Boh. Comunque fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete poi il video dove proviamo la vaporiera, ma lì mi sfizio. Oh, come se la sfizia, oh mamma, ma me la sfizio per sfiziarmela lei, No, ma lì me la sfizio proprio, perché voglio fare tipo... Perché ho visto tipo dalle foto che puoi fare tipo il riso e poi posso fare tipo il salmone sotto, ci posso mettere le patate, no, io lì mi diverto proprio come una pazza e vediamo un po' che cosa succede, vediamo che cosa riesco a fare, arriva tra qualche giorno. E allora, se sono così pazza, probabilmente ci cercherò di cucinare anche una colazione un po' speciale per la Befana, per il giorno della Befana, perché vorrei fare una colazione appunto un po' speciale, quindi per Lara, per tutti, quindi... Vediamo che cosa ne esce fuori, vediamo che cosa riesco a fare. Madonna che bocca! Madonna che boccone! Madonnina che boccone! Bun bun,